Salve a tutti ragazzi! Oh, ecco, mi sta per uscire uno starnuto, oddio, 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 no, lo so che non devo. Ecco, ho chiuso il microfono in tempo, cioè. Cioè, inizio la registrazione, mi scappa lo starnuto, adesso mi proprio mi cuore al naso, devo soffiarmi. Voi direte, ma che cazzo, Seb? Cioè, ricomincia l'episodio? No, no, non ricomincio nulla, deve essere tutto naturale. Come se fosse live, quindi fra un po' io vedrò alzare a cercare un fazzolettino, a meno che non comincio a fare come a me non dico chi, che regista tirando sempre su con il naso. Allora, bando alle ciance, va un po' viziato io ultimamente. Ho fatto uscire due episodi molto ravvicinati e mi sto divertendo con questa cosa di YouTube, di programmare i video. Quando io ce l'ho pronti li programmo e escono da sole, quindi io non è che sto lì davanti. Lo so che voi poi commentate subito, ma magari io, tipo, uscito ieri l'episodio alle 11, ma l'episodio alle 11 di domenica stavo ancora sul letto a dormire. Quindi, e poi dopo sono uscito, quindi niente, rispondo un po' in ritardo, lo so, scusatevi. Allora, prima di tutto ringrazio a tutti, adesso non starò qua a fare la lista dei nomi, li vedete sui commenti dei miei video, i ragazzi che commentano, quindi ringrazio tutti loro. Sì, il personaggio, io pensavo di aver preso un personaggio forza punti salute, come mi è stato suggerito, invece ho preso un difensore. Se ti avessi ascoltato prima. Vabbè, vabbè, lo so. Lo so, ragazzi, lo so. Aspettate un attimo, che qua c'ho dei messaggi. E poi mi comporto come se fosse in live, faccio un po' come che dovrei essere in episodio e fare cose alla svelta. Sì, no, vabbè, Bloody Red era stato lui a suggerirmi Bloody Red 091. È stato poi il solito Just Jolly, il solito nel senso buono, che è sempre presente. Poi Andrea neanche lo nomino più, ormai sta sempre a consigliarmi. Però sì, è Just Bloody Red, scusa, ma scusatemi la pronuncia di merda. Purtroppo ho preso forza un personaggio, no, personaggio punti vita e difensore. Vediamo un po'. Insomma, mi avevi suggerito forza e punti salute e io il commento l'ho letto dopo. Adesso, siamo qua solo per salire il livello e fare esperienza. Quindi l'obiettivo è tornare giù. Torna giù se ce la facciamo. Sì. Quindi un episodio un po' così. Poi mi è stato suggerito anche un'altra cosa. Un'arma. Com'è che si chiamava? L'ammazza. Dopo la cerco. Quando torniamo alla sala d'attesa la cerco. Quando arriva il trappolone qua? Boh. Ah, ci faccio un cazzo. Dove stai, cecchini? C'è nessuno. Cioè adesso non c'è nessuno. C'è se... quello? Che cos'è? Niente. Vabbè. C'è nessuno qua giù. Questo ce lo mettiamo. Ma come mai c'è nessuno? Quella che cos'è? La bandiera della... Ah, guardate, mi sembrava della Repubblica della... Come si chiama? La California. Quella... Fallout. Come si chiamavano? Aspetta, la Repubblica, vabbè, buonanotte. Allora, che facciamo? No, scendiamo o non scendiamo? Ah, una cosa che vorrei sperimentare ma non lo farò adesso. Ma se io mi butto qua, no? Il danno da caduta sulla sabbia, che è come sui giochi Souls, che se cado mi butto nel cemento subisco un tot danno, se mi butto in una cosa soffice, come per esempio Regen City. Quella merda di DLC del Dark Souls 3, che se ti butti nella cenere non ti fai nulla, anche da 15.000 km. Ti puoi buttare dalla stratosfera, non ti fai nulla. Non lo so, vabbè. Se sparacazzate, ma che vedevo di, ragazzi? Che vedevo di. Allora, no, vabbè, tanto. Qui c'è nessuno. Noi dobbiamo andare avanti, dobbiamo tornare in sala d'attesa. C'è nessuno. Meglio, per carità, meglio. Perché a livello 1 preferisco non avere tante persone che mi aggrino. Va bene. Va bene.
Tra l'altro ogni volta che rigioco a sto gioco c'ho sempre i vuoti di memoria. Ho proprio problemi di memoria, non ricordo neanche le tecniche, tecnologie. Per quanto riguarda quei due mini boss, mi è stato suggerito sempre dal caro Bloody e da Just, compagnia bella, i soliti ignoti, no ignoti, sono ben conosciuti, che sì, il getto quello lungo che spara la mini boss stronza forse sia meglio, però l'ho fatta in maniera talmente rara che ci starei una vita. Vabbè. Ma che cos'è? Veramente? Ma dai! Ma dove viene? Ma cos'è? Ma che... Perché? Ma perché? Perché? Boh. C'è nessuno. Che cos'è sta storia? Ah, però no. Io non cerco scendere. Non voglio scendere, voglio salire. Quindi non è per di qua. Eccomi. Ah, di là. Che inizio di merda. 6 minuti buttati nel cesso, così proprio. Abbiamo l'invincibilità nel roll. Cioè, ma mi dispiace ragazzi, cioè, stavo proprio discutendo adesso con il buon Andrea della banalità del mio canale. Banalità nel senso che comunque sappiamo che non è che porto nulla di nuovo. Cioè, chi mi segue perché fedelissimi o proprio non hanno gusto. No, scherzo. E quindi se già faccio il mio canale è banale, poi faccio pure queste cose qua, cioè che inizio un episodio e non so neanche dove cazzo andare. Ma come perché? Uno dice potevi iniziare l'episodio quando trovavi la strada. Voi avete ragione. Ma no, oddio. Ma sono ubriaco io? Ah no, di là. Ma allora perché? Ah, ma che non so pirla! Adesso mi ricordo! Che coglione! Avevo fatto tutta quest'area, avevo svuotato e poi mi ero messo a dormire davanti all'entrata. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Guarda, meritate veramente. Disiscrivetevi veramente. Cioè, 8 minuti. 8 minuti di nulla. 8 minuti di nulla, a me dispiace. Faccio come Razza de Khan. Perdonami mucho con le mani così. Non so, non c'è la camera. Un giorno forse metterò la camera. Che dite? Ma no, che bisogna mantenere la privacy. Se poi il governo scopre che faccio video su YouTube, io che sono... Lavoro per i servizi segreti, ho per il casino. Ok, adesso si comincia le danze. Dopo 8 minuti. Cazzo, ragazzi, ma veramente, cioè. Che rincoglionito. Cercherò di morire subito. In modo che buttiamo tutti alle ortiche. Vabbè, adesso parlerò meno. Ho parlato prima come pirla. Cosa abbiamo lassù? Anche fungibilità. Questo mare vorrebbe far comodo. Solo che da qua come al solito non si passa. Ma se io riesco a farmi vedere da lei, ci facciamo aggrare. Ecco sì. Noi sì, ci facciamo aggrare solo da lei. Vieni qua. Vieni. Dai. Ah ah, là in lontananza sento un hater. Quindi è meglio accovacciarsi. E questa la prendiamo al posto di questa. Sì sì. E mi sa che è anche incazzato quel hater. Cioè, si sta sbudellando tutto di sta. Ammazza.
Riarma. Vai, vai. Vai a far danno al posto mio. Ah, fuck sick. Coltellino svizzero. Dove si è messo la TS? Ah, è ritornato al suo posto. Vabbè, no, facciamo così. Vediamo se riusciamo a fregarlo da questa parte. Ah, fuck sick. Ah, sì, lo fregiamo così. Al cazzone. No! Ma come? Ma come? Ma no! Ma si è girato all'improvviso! Oddio! Mamma mia! Vomita, vomita! Ma avete visto? Oh, Gesù! Vabbè, adesso che è addormentato lo ammazziamo. Bello. Questo mi ammazza a me, altro che. Allora facciamo così. Facciamo così. Dai, su. Preso. Ok. Uff. È duro, eh? Oh mia, per fortuna non c'è la lag di Dark Souls 3. Beh, combattimento intenso. Cosa? Cosa? Vai, vieni, vieni. Mamma mia, che sto a livello 1, mi è sciotta. Wasa! Wasa! Ha schivato l'ultimo. Vai, vai. Wasa! Dai, ce l'abbiamo fatta. Aspetta, avete visto? Lo stavo per prendere, mi si è girato all'improvviso e mi ha picchiato come pochi. Pezzo di stronzo. Tanto non ricordare neanche il moveset dell'accettone. Grandi emozioni, eh? Ne valsa la pena aspettare 8 minuti. Mamma mia, per fortuna. Ok, no, perché noi andiamo a caga e scendiamo. Mamma mia, mamma mia. Trappolone no. A te ti devo uccidere. No, forse tengo lì. Ok. Questo che cos'è? Tubi. È stato consigliato anche di aumentare questo, ma tutto, ragazzi. Io metterei qualsiasi cosa, ma il problema è che. Insomma, già, il problema è che non farmo gli elementi, capito? Da buon cazzone che sono. Andiamo. Ok. E quindi? Ah, dall'altra parte. Non è finita la tortura. Poi mi è stato detto sì di mettere le lumache velenose dietro le colonne, ma ormai cioè dovrei recuperare quel bot, ma dove cazzo vado? Cioè a 1000 HP come questo qui, ma a livello 75. Ho capito che posso mettere qualcosa, aumentare la vita, un tatuaggio per... Però sti cazzi, dobbiamo dire sti cazzi. Vedremo che... Come... Vediamo un po' qua. E qua stai? No, vabbè, ma tutti? Che diavolo? Ma che è? Cioè, no. Via, 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 via. Tutti no. Mamma mia, sto touch. Ok, solo tu. Ok, guardate, abbiamo seminato. Bene. Andiamo. Andiamo a prendere gli altri imbecilli. Illi.
Dai, vieni anche tu. Stai a cazzotti, proprio ti apro come un pelo. Wasa! Vieni, vieni. Vieni, vieni. Ah, wasa! No! Oh! La levetta mi è sfuggita dal pollicione. Ah, wasa! Sì, perché io gioco con i piedi. Dall'alluce, mi è sfuggita dall'alluce. Io con... voi non lo sapete, ma io sì. Io gioco con i piedi. Mica da tutti. Ok. Ah, ma proprio grande festa qua, eh. Che palle. Mamma mia. Oh, l'hyper armor. E dai, no, non posso morire qui con questo pirla. Vediamo se c'è qualcosa da mangiare. No, ovviamente no. Ok, lo ammazziamo così. Oh, il strozzo. Oh, questa adesso la prendiamo. Non sono messo ben per niente. Poi questi con la macete li detesto. Comunque sono difficili da far fuori, eh. Attacco veloce. Ah, c'è la stronza quella là. Ma noi la stronza là la prima ammazziamo a lui. E dai, prendici. Ma... Acribbio! Vabbè. Che mira di merda! Ciao, Far West? No, no! Abbiamo finito i colpi, vabbè. Lo ammazziamo così. Ok. Mamma mia, che quanti rischi. Ecco, e poi non ci prende. Oh, per carità, cioè io sono troppo abituato a Dark Souls 3 che basta colpire a cazzo e prendi anche uno a 15 km. Invece qua bisogna veramente prenderci. Io dico From Software, prendete esempio dal l'hitbox di questo gioco, ma imparate. Vabbè, che lì online è tanto discorso, è una questione di lag. Quindi, vabbè. Anche la questione di lag, di lags. No, qua si scende. Quindi, diciamo, è relativo. Però ultimamente sto veramente trovando, sto prendendo calci in culo in arena per colpa di morti assurde, colpito a 15 km. Ci ho fatto anche un video che mi fa diventare una pessima persona da questo 3. Però invece Let It Die è tutto PvE. Alla fine ti puoi incazzare solo con te stesso se muori, vabbè. Difetti neanche questo gioco, però ovviamente in PvE, quando invece giochi in PvP con tante persone che si bullano anche di aver vinto perché ti hanno preso da 15 km o perché si collegano alla wifi del McDonald's perché non c'hanno i soldi per avere un abbonamento. Quindi vabbè, io so Mister Rosicone. Adesso rosicheremo qua, anche qua, perché qua morirò come pochi. C'è metà vita, 600 HP. Devo trovare l'ascensore. Devo trovare l'ascensore il più presto possibile. Ecco. Oh, Gesù. Tra l'altro non ho più... Ah, posso mettere questo. Questo. Potrebbe fare così. Adesso si mi vede quello. Che io sto qui. Dove sta? Ah, sta lì. Girati, strozzo. Girati. Dai. E girati. No, non si gira. Ecco, e mi sono preso... C'è il grilletto facile, pezzo di brsbronzo.
Ha il grilletto facile il tipo. Vabbè, voi... Chi m'ha visto? Via 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 via. Vabbè, ok, perfetto. Perfetto, perfetto. Ok. Siamo calmi. Devo trovare l'ascensore. Che se no qua sono guai. So qua sono cazzi. Mamma mia, sto gioco mi ha fatto diventare sboccacciato. Cioè, non è che non lo ero neanche prima, però almeno cercavo di darmi una regolata quando registravo. Invece adesso proprio ruota libera, ragazzi. Non prendete esempio da me perché veramente... Cioè, ruota libera, ecco. No, no, bisogna mi dare una calmata, evitare i parolacci perché... Non è bello. Ah! Vabbè, macete contro macete. Dai, fa il terzo. Due. Ecco. Troppo vicino, dai. Ok, mamma mia, però l'ho presa, eh. Oh! Meno male. Un altro macete. Macete! Ah, chi abbiamo qua sotto? La compagnia dell'orello? Ecco, ho detto, non dicevo parolacce. Ah, tu. Vai. Mori. Ok. L'altro, l'amico tuo, dov'è? 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 C'è nessuno? L'avevo visto prima. Ah, ah, Mister Simpatia c'è là. Però adesso qua è un casino. Dai, girati. Come faccio a tirarlo lo strozzone? Problema questo. Ecco. È un casino. Adè è un casino. Adè è veramente. Ecco. Mamma mia, adesso sarà da mettersi a piangere. Come cacchio? Perché ho preso il fucile? Facciamo così. Dai, dovete uccidere a vicenda. No, lui no, che spara, no. Mamma mia, bravo, così. Bravo, picchiatevi a Vicenza. Fa un po' di fishing. Mamma mia, che situazione di merda. Oh, mi raccomando, non ci prende, eh. Uff. Via, 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 via. Bravo, bravo, picchia a lui. Bravo, picchia a lui. Che situazione. Figa però, eh. Dai, dai, sì, bravo, te spara, mi raccomando. Sì, sì. Vai. Ok, meno uno. E che se le cose, le soubrette? Vai, ok. No! Ok, finito i proiettili. Se riesco a colpire... Ok, con questo dovrei averci la per armor. Mentre faccio sta cosa. C'è la per armor, che cacchio dico l'invincibilità? Ok. Dai che ce la siamo giocata bene. Dai che ce la siamo giocata bene con lo stronzone. Campioni del mondo. Campioni del mondo. Anche se questo comunque è un hater del gioco, però. Un cercatore, un cacciatore, non è sta minchia. Mangiamocelo. Ok. E qua.
Ho detto che non dicevo più parolacce. Praticamente dico solo parolacce. Adesso metto il filtro. Sarà un video gameplay muto perché filtro tutto quello che dico. Andiamo a vedere di qua. Ok, vabbè, questa è chiusa. Andatevene a quel paese. E non si apre neanche l'ar di qua. Mannaggia, oh. Dov'è? Andiamo ad andare di qua. No, sì. Sì, di qua. Ok. In questo momento sono un po' in situazione di stallo, perché a parte Let It Die non sto giocando più a nulla e faccio più Dark Souls 3 giusto perché un caro amico mi ha fatto venire voglia. Che mi potete consigliare? Qualcosa... vabbè, no, io volevo l'ascensore. Ragazzi, ci avete qualche idea? Tocca andare su per le scale là. Ma no. Ma che sono stupido? Cioè, sono stupido! Ci sono passato avanti! Ma sono stupido, so. Ok, non ci fate caso. Non ci fate caso. Torniamo a... Mamma mia quanto... ragazzi, allora, non ho dormito stanotte. Cioè, sono andato a dormire alle 3, credo. Perché alle 2, i buon vicini, e che non sono quelli che fanno saltare la porta con la dinamita ogni volta che entrano perché abito in un cavo. No, altri, hanno deciso alle 2 di notte di ascoltare la musica lirica a palla. Tant'è che sono sceso, gli ho suonato e ho detto... Puoi abbassare la televisione, brutto stronzo? No, forse non ho detto brutto stronzo. Cioè, vi rendete conto che situazione... E io non sto a campagna a registrare come il buon Michele, che se no, sai che lì sì che è una figata. C'è nessuno, trompi coglioni. C'è i vicini, stai da solo. Vabbè. Parte questa parentesi. Quindi, quindi se faccio altre cazzate, perché non ho dormito niente questa notte. Ok, adesso andiamo a usare la nostra esperienza. Intanto, che cosa vedo qua? Aspettate un attimo. Ah, c'è il buon... Vedi, in diretta il buon Andrea mi sta commentando all'episodio 32. Cioè, bello che in questo momento... Li puoi prendere tutti e due, vedi bene Seb. Non so di che cosa stai parlando. Magari, Andrea, se scrivi... Tipo... No, vabbè, questo vale... Gli altri ragazzi credo lo sappiano. Magari lo sai anche tu, tipo una cazzata, però... Se scrivi tipo la cifra, tipo 3, 2 punti, 50, quindi sarebbe il terzo minuto e il cinquantesimo secondo del video, quindi 3, 2 punti, 50, poi metti il commento, io clicco su quel 3, 2 punti, 50 e so quello, la cazzata che ho detto in quel minuto lì, così me la ricordo e posso risponderti, perché se no il video dei 50 minuti o di 40 minuti, tu mi parli di un argomento e non mi ricordo tutte le stronzate che dico in un video, non me le ricordo tutte, quindi se tu mi metti il minuto preciso, io riesco a prendere a quel minuto la stronzata che ho detto in quel momento e posso dirti, confermarti, sì, è una stronzata quella che ho detto, quindi tutto qua. Ah, che come al solito siamo sempre in guerra e vai. Allora vediamo qua cosa abbiamo di regalo, perché io sono stato col sacco a pelo. Cosa abbiamo? Sì, giusto tutto via. Scusate abbiamo... Allora adesso facciamo così, vendiamo la roba. Per guardare il messaggio, no, ho tolto il, come si chiama, il cronometro. Quanto siamo? 29 minuti. Allora, vendi borsa manfosca. Ok. Meno male che vendono anche le armi. Questo ce lo possiamo tenere perché costa un fottio. Questo è tutto rotto. Questo rotto. Questo via. Allora, adesso andiamo prima a depositare le... sì, vediamo, facciamo così. Vediamo che c'è qua prima. Cos'è? Rallenta il tempo. Fungo abilità, sì. Quello lì. Va bene. Questo togliamolo. Allora, adesso...
niente, io non ci arriverò mai a quella cifra. Ma qui non ci arriverò mai a quella cifra per prendere questi bot qua. Quant'era? 91.000. Ammazza, oh. Ammazza, Pelop. Qua abbiamo niente. Abbiamo vinto qualche guerra mentre non facevo un cacchio. Ma va. Ma va. Tanto per cambiare. Dai, su. Ah, che succede? Niente, so. Abbiamo qualche... Vabbè, niente. Che nessun premio, ok. Va bene, allora, vabbè, qua siamo sotto attacco. Direi di comprare... vediamo un po' cosa, qualche cosa da comprare. I've been waiting for you. The believer. The mushrooms. Compra decalcomerda mia. Allora, a noi mi servirebbe questo. Quantità di punti salute, 20%, cacchio. Cioè... I'm sure, yeah. Poi... attacco al 7%, aumento di difesa al 10%, aumento di resistenza massima. Ma io credo con... aspetta, vediamo quelli che mi danno abilità. Allora, facciamo così. Dai, su. Cambia. Quindi questa è questa la aggiungiamo. Per forza, dai. Per forza, avremo un boost dei punti salute. Per forza. Vabbè. Allora, vediamo. Scambia. Cosa abbiamo? Bella questa, quella del veleno. Poi, quando sei accorciato puoi nasconditi meglio i nemici. Me ne sbatto. Aumenta attacco, difesa, armi ed equipaggiamento. Fuck. Fuck. Armi 7%. Aumenta attacco e difesa. È questo. Aumenta il 10% attacco delle armi da taglio. Non è male però questo, eh. Aumenta il 10% attacco di armi contundenti. Una crea fuoco. 10% attacco di armi. Non lo so. Aspettiamo un po', dai. Questa è ottima. Però. Sì. Però potrei. Potrei. La mettiamo? Che dite? Sì, dai. Oh, sono indeciso. Sono indeciso, ragazzi. Non vorrei sprecarla per lui, la vorrei tenere per qualcun altro, però. Vediamo cosa possiamo comprare con questo dinero. Te lo dico. Allora, acquista. Allora, aspetta, vediamo. Quella cosa che mi diceva del... cos'era? La mazza, la... detto che l'ho sbloccata. Lanciapalle, no. Lanciapalle. Macchina infernale. Ok. Mi manca però il metallo nero. Quindi a sto punto, dove trovo il metallo nero? Ok, macchina infernale, mi ha consigliato macchina infernale, noi prendiamo la macchina infernale. 423, sti cazzi. Veramente doloroso. Questo? 89, calzamaglia sen... montagna di fili, 1. MDF, adesso non vorrei togliere... ah, scheggia di pentola di rame. Andiamo, E qua non c'è. Poi, montagna di fil di ferro. Uno, ne serve uno. Ok, montagna di fil di ferro 7. Serve 2. Bulloni... ah, possiamo, no? Dovrebbe essere la differenza di 2 stelline, invece questo... 3 stelline, ok. Quindi sono materiali da 2 stellini. MDF MILF 9-1. Vabbè, vai, facciamolo. Anche se 89. Aspetta, scusa, Io questi qua quanto li pago? 150. Però la percentuale se si fottesse prendiamo questi.
Mamma mia il parolaccio che dico, mamma, so che sono stanco anche. Quindi quando sono stanco sono anche più sboccacciato. Allora, poi, ovviamente... Thanks. E credo proprio che prenderemo... La testa, la cosa, come si dice? Le calcomanie veleno, perché non ho intenzione di portarmi i culi dietro. Ah, sì. Toccherebbe. Ok. Allora, un'arma. Abbiamo... ce l'ho, c'ho il coso, il ferro a stiro. Abbiamo qualcosa qua? Ah, depositiamo. Questo. 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 Rallenta il tempo. Vabbè, adesso questi non li uso per adesso. E prendiamo una come si chiama? Quegli animali. Un animaletto. Ce n'è uno. L'avevo messo da parte. Non l'avevo messi da parte. No. Veramente? Ah, forse c'era quell'altro bot. Che diciamo? Che dite? No, no, non ci portiamo niente, non ci portiamo tanta roba. No. No, abbiamo il nostro buon ferro a stiro, utilizzeremo questo. E questo lo mettiamo in là come sempre. E vai. Vai. Ok. No. Ok, ce l'abbiamo già, questo lì. Perfetto, no? Andiamo a fare l'upgrade. Vediamo un po'. Proviamo, andiamo a vedere cosa c'è qua. Metallo raro. Ok. Vediamo un po' se ci sblocca qualcosa. Oh, welcome back. Una cippa. Come back anytime. Ok. Stavo pensando. No, si è bella progredita. Ah, ce l'ho ancora quei saccapelli. Prendi. Altrimenti se il prossimo episodio niente si fa. No, non ce l'ho più. Toccherebbe comprarli. Niente, il prossimo episodio. Quindi non si va tanto lontano, perché andiamo solo in posti dove possiamo fare eventi dietro. Ok, cominciamo. Ma quanto è costo esperienza? Ah, ancora è basso. E quindi facciamo così. Questo per le monete. Vai, 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 Paulino. Ok, per adesso facciamo tutto paro paro. Adesso quanto... Ok, adesso potremmo fare... Questo... 10, resistenza che non voglio crepare. Ok. Ma per adesso. O magari. Diciamo così. 60, livello 60, dai. Sì, livello 60. Ho messo anche fortuna questa volta, Il dinero ci serve. Allora, adesso io che si potrebbe andare a fare? No, non me la sento. Dovrei andare a portare a prendere le cose dei veleni, ma credo che è stanza 11. Ma com'è? 10. Cioè, ma Kazutsumi c'è un mini boss? L'hanno aggiunto, Perché ad ogni 10 piani non c'era un mini boss, c'è una zona dove uno può tranquillamente far 20, 21. Ah, ci andiamo nel prossimo episodio. Va bene, ragazzi. Io. Guardate gli HP. Goduria. Avevo detto che prendevo una cosa del veleno. Io direi di. Che cacchio faccio? Allora prendiamo, dai. Dai. The power of the mushroom.
Dai, lo facciamo, dai. Vai. Nella speranza ne trovo. Eh sì, ho capito. Speranza. Che ne trova, ne trovi altri due. Preso, dai, mettiamo. Ok. Are you 100% sure? Ok, sì, dai, vabbè. Devo trovare le cose che mi avvelenano. Va bene, ragazzi, io spero vi siete divertiti. Non c'è stata grandi emozioni nel gameplay. Ho più che altro chiacchierato, quindi alla fine siete stati ascoltati le stronzate che ho detto. Siamo alla fine dell'episodio. Ci vediamo alla prossima. Faremo sempre un po' avanti e dietro la sala d'attesa, perché non portiamo al massimo. E poi quando prenderò il coraggio e due mani, andrò a affrontare i mini boss e saliremo di grado, di piano, speriamo. Grazie per essere stati con me. Ringrazio a tutti anche per gli aiuti che mi date. Alla prossima. Ciao!